Dottor Trifoggi, l'ANPI offre questa assistenza legale per tutte le persone vittime di discriminazione? Certo, l'ANPI dimostra ancora una volta l'attualità del suo comportamento e del suo rigore ideologico. Fascismo è sempre significato anche discriminazione e l'ANPI deve essere ed è in prima linea per combattere le discriminazioni nei confronti di tutti quelli che non sono omologati. Perché la storia ci insegna che è facile discriminare qualcuno, la scusa si trova comunque. In effetti oggi con questi episodi che si sono verificati a Raffica, a Pescara e che speriamo non si verifichino più, c'è un livello di allarme che non può essere ignorato e come sempre l'ANPI sarà in prima linea. Per noi è un atto dovuto perché ecco, io qui ho l'articolo 2 della Costituzione che dice delle cose ben precise. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, non glieli dà. È un riconoscimento che viene fatto al momento in cui si nasce, siamo tutti quanti uguali. Questo per dire che intanto è prodromico l'articolo 3 della Costituzione, quindi dove c'è l'uguaglianza sostanziale sancita. Per noi era doveroso fare questo, ci auguriamo che anche altre associazioni e magari anche le istituzioni possano seguirci. Per noi è stata una scelta un po', diciamo, non dico sofferta, ma molto ragionata. E poi grazie a un'idea del nostro vicepresidente provinciale, Walter Rapattoni, che è un avvocato, che ci ha proposto questa cosa qui. Quindi l'ANPI si farà carico per chi volesse, per chi non se lo può permettere per questioni o economiche o semplicemente perché ha paura, perché con noi può venire, noi abbiamo le porte aperte a tutti, di potersi costituire parte civile laddove ci siano questi episodi che a Pescara purtroppo si sono verificati, di intolleranza e di discriminazione, che può essere razziale, può essere per orientamento sessuale, può essere religioso, può essere qualsiasi tipo di discriminazione, che non va mai bene.